Radio Radicale, siamo col sottosegretario dell'istruzione, l'onorevole Frassinetti, di Fratelli d'Italia, per parlare del provvedimento che approda oggi pomeriggio in prima lettura qui a Palazzo Madama, che riguarda la revisione sul giudizio degli studenti. Allora, che tipo di studenti riguarda, qual era la disciplina che c'era prima e come cambierà, e qual è il vantaggio di questa modifica? Questa modifica ovviamente ha l'obiettivo di rimettere il voto in condotta, di ridare al voto in condotta una valenza importante, anche dopo i fatti gravi che sono accaduti, esplicati in atti di violenza contro insegnanti, come insegnanti fatti bersaglio di palline ad aria compressa, piuttosto che addirittura aggrediti con coltelli o cose del genere. Il voto in condotta farà media negli ultimi 2 anni delle superiori, quindi avrà anche un'incidenza sul voto della maturità, qualora siano ovviamente dei voti in condotta molto negativi. Quindi una cosa che non riguarda la generalità di studenti, ma solo chi si macchia di comportamenti veramente al limite del codice penale. Allora, ci spiega come verranno definiti questi giudizi, questi voti, in quale modalità, e qual è sarà la conseguenza più grave? Ma la conferenza più grave, appunto, che facendo media il voto in condotta, se è un 6, può portare anche alla bocciatura. Quindi torna a essere determinante anche nella valutazione complessiva dello studente. Il comportamento torna a essere un elemento determinante. Questa allora, è la differenza. Allora, qual era il limite della normativa precedente? Il limite della normativa precedente era che non aveva più incidenza il voto in condotta. Quindi siamo tornati a dargli una valenza importante, a far sì che il comportamento sia valutato anche ai fini del risultato finale dello studente. Senta, si è chiesta come mai si sono moltiplicati questi episodi di violenza all'interno delle scuole, cosa c'è dietro questo fenomeno e se ritiene che sia legato un po' anche a un peggioramento della condizione didattica delle scuole. No, io credo che sia venuta un po' meno l'autorevolezza dell'insegnante. E questa colpa l'hanno anche le famiglie, che sostanzialmente sono sempre dalla parte dei figli in maniera così indiscriminata, senza fare delle valutazioni, e quindi a quel punto l'insegnante viene bistrattato, viene anche fatto oggetto di violenza. Noi non ci possiamo permettere di avere una classe docente che non abbia la possibilità lavorare in serenità. E così tutto il personale scolastico. Senta, le volevo chiedere questo. C'era stato un episodio proprio qui al Senato, si ricorderà che dalle tribune uno studente anche di una scuola, diciamo, abbastanza in di Roma, ha fatto il gesto della pistola nei confronti della Presidente del Consiglio. Allora, immagino che lei avrà seguito un po' la vicenda di questo ragazzo. Come ha trovato i provvedimenti della scuola, che credo si siano materializzati in un giorno di sospensione? Sì, in un, allora, con la riforma che voi state attuando, cosa sarebbe cambiato? Tanto per far capire. Ma lì dipende anche dal voto in condotta che viene dato. Quello è stato un episodio molto grave, che è stato ovviamente combinato con una sospensione. La sospensione poi va a incidere a sua volta nel voto in condotta. Ovviamente se uno ha uno più sospensioni gli si abbassa il voto in condotta, quindi torno a quello che dicevo prima. Certo, il fatto che molti degli episodi di violenza in qualche caso avvengono anche in scuole dove frequentate da figli di famiglie di un certo livello economico, che cosa le fa pensare? In qualche caso mi fa pensare che non sia legato a un fattore economico, ma di educazione. Cioè, ci sono delle famiglie che sanno ancora educare i figli al rispetto e altre che magari sono agiate e ricche, ma che non hanno la possibilità di interloquire con i figli per insegnargli il rispetto.
Certo. L'ultima cosa, l'appoggio di questo DDL è largo. Io, mentre stavamo parlando, è arrivata una parlamentare dell'opposizione, ha detto io lo voto. Sì, certo. Calenda e i suoi parlamentari voteranno a favore di questo provvedimento. Quindi è un bel segnale, altri si asterranno, non sa quale. Sì, adesso penso che comunque sia Italiaviva che il gruppo di Calenda si potranno anche differenziare dall'opposizione in questo provvedimento, perché è un provvedimento di buon senso che nel mondo della scuola era molto atteso. Bene, la ringrazio, ringrazio l'onorevole Frassinetti, sottosegretario all'istruzione di Fratelli d'Italia, con la quale abbiamo parlato di questo DDL che cambia i giudizi nel voto di condotta nelle scuole. Grazie.